veramente noi non possiamo far finta, sia in nome dei ragazzi che non hanno vivere questa terra, sia anche in nome degli altri, sicuramente siamo in una situazione per niente bella. Allora io credo che anche l'amministrazione di una città debba prendere in conto questo tema per governare l'intera città. E io mi sento di dirlo anche in nome di Grau, perché io credo che Grau debba portare questo discorso di assumersi la responsabilità del proprio, la responsabilità dei propri compiti. E insomma, c'è da dimostrare sia con me, sia come cittadino, sia diciamo come uomo che interloquiva con una semplicità e con una comunità grande, con tutti quelli che incontrava e che, diciamo, ci ha dato anche un insegnamento esistenziale importante, cioè che è inutile sentirsi di sapere quanto non sei in grado di, come dire, di metterti ad ascoltare e a braccetto per la soluzione dei problemi con la gente che ha, la gente umile che ha, la tua città che ha, il mondo. Quindi io sono qui a testimoniare semplicemente che ci siamo fatti anche delle grandi risate, che altro stanno a fare con i sentieri comunali, e ci siamo tutti va bene, perché lui insomma riconosceva evidentemente la, come dire, la sensibilità anche forse quel minimo di vita in quello che come momento avevamo messo in campo e che per 3 mesi solo purtroppo abbiamo avuto la possibilità di fare come sindaco collegio, che per me rimane il sindaco collegio. Pagliato, ecco,
così ho conosciuto in questa sua carica, in questa sua determinazione, ma soprattutto in questa sua grande slancio verso delle cause giuste che lui portava lontano. Quindi sì, in quel momento mio piccolo abbiamo fatto amicizia, cercato un po' di aiutare, di fare, di rimanere possibile attraverso i contributi della regione, perché poi la patologia stava a un appartamentino di fronte all'ospedale, insomma, erano anni veramente terribili. E quindi lì è nata poi un'amicizia profonda, perché poi io ho avuto mia moglie che si è ammalata, e non soltanto l'ha curata con molta attenzione, ma con tutta l'equipe, ma eppure diciamo, è riuscita a salvarla. Riuscita a riprendersi. Il secondo episodio invece è quello della mia avventura, abbiamo fatto qui elettorale, no? Perché in realtà il candidato forza di vita per mano meno, il candidato ideale doveva essere nel 93, ricordo brevemente che c'era stato Tangentopoli, che c'era una ricerca dei partiti nell'ambito della cosiddetta società civile. Trovare le persone che possono dire ogni tanto no? Nasce questa idea che resta, mi sono sorgendo questa idea di attrarre dall'esterno delle persone che sono lontane dalla politica, quasi che fosse una cosa cattiva, invece è un elemento fondamentale. Ricordava quel caso con una nitidezza che raccontava la sua professionalità e la
quando gli proponemmo di diventare senatore della Repubblica e di rappresentare il suo territorio. L'Abruzzo chiamava, anche lì dimostrò passione civile, competenza, umiltà. Lo ricordo sempre con molto affetto. Chiudo questa serata, diciamo, non leggendo quello che mi ero preparato, perché veramente tanto ci sono tantissimi spunti che potrebbero essere ripresi da dopo, di chi l'ha avuto lontano. Mi permetto soltanto di ringraziare le tre associazioni a cui mi sono vicino. Oggi non può essere con noi l'avvocato Cappuccini, il presidente dell'AIL, per questioni di salute, ci porta naturalmente il suo saluto benevolo a questa manifestazione. C'è stato il presidente dell'AIL Achille Di Paolo Emilio con noi, SOS Inquinamento, che è stata l'associazione che è stata citata anche nel corso di questi interventi, Vincenzo Stellapote. Poi ci sono stati, e mi hanno veramente sorpreso, tantissimi consiglieri comunali, colleghi di Laura, consiglieri comunali che sono oggi, che siedono in questa bella sala che ci parla ancora di loro lontano, che sono venuti qui. È stato con noi il già prefetto Vincenzo D'Antuono, Armando Mancini, Paolo Marchegiani, Carulli, Melil naturalmente, con le video appena parlato, Roberto Marzetti, che è stato il suo capogruppo, ma anche tanti altri, Tenaglia, Bassaro, Margherita D'Antuono, che sono i consiglieri comunali di oggi. Oggi è una giornata felice per me, perché 5 anni fa abbiamo ricordato il Gran Tormentano, oggi l'11 novembre del 2011 ricordo i 10 anni. E io mi ricordo il giorno in cui, diciamo, è arrivata la telefonata. E mi ricordo poi la corsa ad assistere la camera ardente all'interno della chiesa dell'ospedale Santo Spirito di Pescara, che spero possa presto cambiare nome. Quella chiesa che, diciamo, faceva parte di quel complesso che lì aveva fortemente voluto che avesse l'ospedale di Pescara e non la sala di questo consiglio comunale dove lo ricordiamo oggi. Io ieri ho pensato come faccio il ricordo di Claudio e mi è venuto in mente che forse sarebbe stato il caso di leggere tanti messaggi che ci ha chiesto il profilo che saluto ancora, tanti messaggi che sono stati scritti sui social in questi giorni, anche ci sono dei dipendenti comunali qui che sono stati curati da lui, che hanno avuto la vita salva grazie a Toro Lucano, alla sua equipe, ai tantissimi medici che sono stati a passo con lui, ai tantissimi infermieri e infermiere che lo ricordano con grandissimo affetto, come una persona eccezionale, che mi hanno detto di portare la loro testimonianza. Mi sento di ringraziare la stampa che in questi giorni ha dedicato veramente tanto tempo e tanta attenzione a questo evento, e io credo che il ricordo che ha fatto ieri Vincenzo sia veramente un bellissimo ricordo di Claudio, e mi sento di ringraziare naturalmente l'amministrazione comunale che è stata presente a gran parte di questo incontro, il sindaco Masci, il presidente del consiglio Marcello Antonelli e l'assessore Marco Renascia, che è stato il sindaco, è stato ricordato prima da Giuliano Tormentano quando è stato inaugurato, diciamo, il lago Claudio Tormentano. Si potrebbe fare naturalmente, però io ho pensato voi che quei messaggi social tutto sommato li potete leggere tutti quanti, e ho pensato invece di ricordare da un punto di vista amministrativo e politico che è stato Claudio Tormentano, perché lo faccio io, diciamo, non solo perché sono stato tra i promotori del gruppo regionale del Partito Democratico, del gruppo comunale del Partito Democratico di questa iniziativa, ma perché io sono stato il segretario della sezione dove si iscrisse Claudio Tormentano. Io sono diventato segretario nel 2004, Tormentano non era già più senatore, era già consigliere comunale. La sezione è stata una vecchia sezione del Partito Comunista, poi è diventata sezione del PDS, poi dei Democratici di Sinistra, attualmente un centro del Partito Democratico. Sorge in un quartiere che è a metà tra l'ospedale e le ferrovie, quindi aveva due cellule molto forti di ferrovieri e ospedalieri, e quindi Claudio Tormentano non poteva che essere iscritto in quella sezione. E io nel 2004 sono diventato segretario di questa sezione,
E avevo difficoltà, come ho detto anche altre testimonianze che ci sono state fino adesso, a chiamarlo da nome, cioè io avevo difficoltà a chiamarlo da nome, quindi alcune volte mi veniva senatore, alcune volte mi veniva semplicemente il professore. Però dei ricordi suoi, che sono proprio dei ricordi come padre di famiglia che aiuta a crescere, io mi ricordo Teresa, permettimi di dire che sei una grande testimonianza di un amore per una persona. Quando c'è stato naturalmente, quindi ti ricordo che c'è il grado di lontano. 95 anni, la tua forza, il tuo amore, soltanto l'amore ti può, diciamo, aiutare a sostenere. Lo dico perché Teresa ne va molto tutti con 95 anni, quindi ti ringrazio, come ringrazio di avere i tuoi figli, tutti, quelli che conosco, Massimo che oggi non può essere con noi, ma veramente sono stati molto molto cari nell'organizzare questa iniziativa. Ebbene, quando io sono diventato segretario, Glauco aveva già smesso la sua avventura di senatore, lui è diventato senatore nel 1987, ha terminato nel 1996, ha fatto 9 anni in Senato, candidato però in questi 9 anni 3 volte è stato eletto, è stato sempre parte di una commissione che era designata per lui, la 12ª commissione permanente, che è quella che si occupa di igiene e sanità. Anzi, tra il 92 e il 94 questa commissione vide Glauco tra i vicepresidenti e la Marinucci come presidente, quindi parlava proprio a Pozzese. Mentre negli anni successivi, nel 94-96, il presidente di questa commissione è stata l'attuale presidente del Senato, la Casa dei Lavori. Bene, Glauco con me ha avuto sempre un atteggiamento paterno, anche dopo, diventando consigliere comunale, facendo tantissime battaglie sul territorio, abbiamo fatto tantissime raccolte di firme insieme, io non dimenticherò mai, un giorno dovevamo fare una raccolta di firme che riguardava Bussi e il fiume, poi io sono diventato anche presidente di questa commissione di inchiesta, non mi ricordo questa cosa, e dovevamo andare a raccogliere le firme al mercato. Allora Glauco entra nella sezione che è ancora lì e mi porta un pochino di cioccolata, io diciamo, sono sempre un pochino sovrappeso, questa non è il caso, e mi comincia a parlare dell'importanza di mangiare la cioccolata, a Glauco non potevi dire di no, mi sono preso la cioccolata e poi sono andato a fare la raccolta di firme. Dopo un paio d'ore che facevo la raccolta di firme, mi dice, tanto pure se metto qua dieta. Vabbè, lui era così, insomma, avete raccontato tantissimi episodi e ne potrei raccontare tantissimi. Perché prima di diventare segretario di quel circolo, di quella sezione, quando la politica si faceva venendo in consiglio comunale, anche la notte, cioè, ce lo può ricordare, se lo ricorderà sicuramente, ma erano dei ragazzi che seguivano le interminabili sedute costruzionistiche che facevano anche la Roma naturalmente. Quindi in questa sala ci sedevamo lì. E Glauco era uno dei pochi momenti, diciamo, di allegria, perché ultimamente si era vicino a questa parte, diciamo, dove c'è il manifesto, perché lui aveva bisogno di alzarsi in continuazione, non riusciva a stare seduto, quindi ogni tanto piccolino per spaventare, per far alzare tutti quanti gli altri. Allora il consiglio comunale non era fatto di 32 persone, scavalcava, ogni tanto cadeva, ogni tanto invece con agilità riusciva a fare il suo percorso e poi faceva il giro, ma stavamo seduti. Quindi notte a sentire tutto quanto il consiglio comunale, faceva il giro di tutto questo corridoio, muovendo, alzando le ginocchia, muovendo le mani, sognava a muoversi. Le sue idee erano sempre portate avanti anche in momenti un pochino istituzionali come questo. E poi, interminabili il rapporto di firma, vero, anche come detto prima, avuto modo di dire che cosa significava andare a casa a fare porta a porta con un lavoro lontano, significava non trovare mai una casa che non arriva, mai trovare una persona, anche di una diversa, diciamo, idea politica che non ti facesse entrare, ti facesse vedere, ti chiedesse anche delle consultazioni intanto. E poi però sentisse parlare di Glauco, Glauco è stato eletto anche in provincia, in un collegio difficile, il consigliere comunale l'ha fatto fino al 2008, nel 2008 è la prima volta che mi sono candidato io, non si è candidato qui, mi sono candidato io, e quindi mi sono portato sulle spalle, diciamo, l'onore e l'onere, diciamo, di portare avanti anche alcune battaglie ambientaliste. E oggi Glauco ci manca soltanto perché oggi sono 10 anni
questi sono i giorni delle gioventù a Roma, di Greta Thunberg, della transizione ecologica, delle conferenze di Glasgow. Sono i giorni in cui si decide gran parte dell'utilizzo dei fondi del PNRR, somme che mai arriveranno in regione Abruzzo, come sono arrivate in Italia e del resto, così grandi che mai sono arrivati in passato. E una parola di bravo, autorevole, non autoritaria, autorevole e decisa, sarebbe quanto in questo momento sarebbe molto, molto importante, anche per il destino e l'utilizzo di questi fondi. Poi insomma siamo stati insieme su tantissime battaglie. Guardate, oggi quando si parla di superamento della qualità dell'aria pescata, si è detto che nel 10, ma l'altro 10 anni fa, parlava delle polveri ultrasottili, delle micropolveri. In Italia non ne parlava mai nessuno, non ne parlava, perché sapeva che quello che lui doveva affrontare da un punto di vista politico e amministrativo di gioco, poi diventava, diciamo, le malattie che doveva curare nell'altra veste invece di sanitario, e quindi era molto consapevole. Ma non faceva mai degli interventi per dire: guardate, sono superati le 35 giornate che è il limite massimo di ogni anno di superamento. Lo faceva per dare dei consigli. Allora Giuliano qualche giorno fa ha ricordato come il Glauco per la prima volta a Pescara, andando in bicicletta, portava la mascherina. La mascherina è stata il primo. Oppure ricordate, non so se ve lo ricordate, ci sono articoli sui giornali in cui lui chiedeva di spegnere la macchina al semaforo e tante altre cose di questo tipo. Insomma, è stata una persona presente, non soltanto dal punto di vista sanitario. Sono contento che oggi in molti lo hanno ricordato, ma anche dal punto di vista amministrativo. Condivido in pieno quello che ha detto e dirige della sua battaglia. Io sono convinto che noi possiamo fare ancora molto nella città di Pescara, soprattutto se quello che diceva Glauco, e lo diceva con forza, è sempre testimoniando l'ordine. Guardate, ogni tanto mi vedeva per strada, ci incontrava un certo e mi diceva: hai visto? E mi lasciava la ricerca. Ora, un ragazzo giovane come ero io, rispetto a quanto lontano, qualsiasi cosa mi diceva, per la sua autorevolezza, ci avrei creduto. Glauco faceva sempre invece con i numeri, con i dati, voleva far capire le ragioni della scelta. E sono state sempre delle scelte coraggiose. Noi oggi dobbiamo riprendere questo percorso, perché onestamente in questo momento via dell'auto non c'è una grande attenzione sui temi ambientali, neanche nella nostra città. Al di là adesso ci sono di qualche articolo che esce sui giornali sui superamenti della qualità dell'aria, poco si è detto per esempio sul grande investimento che ha fatto il centro-sinistra rispetto alla depurazione del fiume, che viene, diciamo, al benessere delle persone, ma anche al turismo della città. Poco si dice rispetto all'acqua. La regione Abruzzo è la regione dell'acqua, quella che doveva vendere l'acqua alla Puglia qualche anno fa, non ha acqua in questo momento e non c'è un piano di tutela delle acque per un percorso che la giunta regionale ha cominciato nel 2019 e ancora porta a casa, è ancora Bussi. Guardate, su quello che sta succedendo su Bussi in questi giorni è qualcosa di assurdo. Io tra qualche giorno farò una conferenza stampa per spiegarlo. Ci sono posizioni contrastanti perché nessuno approfondisce una vicenda che purtroppo è molto complessa, ma che non riguarda soltanto i 232 ettari di Bussi o Bussi in sé per sé, ma riguarda un sito di interesse nazionale di 12 comuni che comprende anche Chieti, comprende il fiume Tirino e Pescara e quindi comprende anche il nostro mare. E c'è un atteggiamento di lassismo e di scelte contraddittorie, per cui ogni volta che arriva una sentenza della Corte di Cassazione del Consiglio di Stato, che tra l'altro ci sono stati in tutti i due anni, si dice: adesso Edison è il soggetto inquinatore, deve modificare. E poi però si fa la battaglia a sostegno e contro il Ministero, che quando voleva revocare un patto con i soldi di tutti i cittadini, 46 milioni di tutti i cittadini abruzzesi, per far fare la politica a Edison, ci siamo schierati contro quell'atto per bloccare il progetto di bonifica di Edison che aveva presentato nel 2018. Scelte contraddittorie, perché forse non le avrebbe risolto neanche l'acqua, ma una sua parola per quanto ci teneva a questo tema sicuramente sarebbe servito. Io termino, 5 anni fa abbiamo detto che avremmo chiesto l'intitolazione dell'ospedale a Claudio Contano. Io questo ce l'ho come obiettivo e prima o poi sono convinto che riusciremo a portarlo a casa. Però c'è una scelta che io tempore potremmo già fare. Qualcuno prima ha detto: si cominciò con le patologie di un posto letto, oggi ne sono 60.
72, credo. Di questi sono 12 quelli che non hanno ematologia pediatrica, riguardano i bambini. Sono circa 6-7 stanze, poi c'è la stanza della scuola, sono stato qualche giorno fa in ospedale a conoscere il nuovo primario. Mi hanno raccomandato di chiedere che queste stanze possano essere delocalizzate da quel reparto, perché non è giusto che i bambini che si trovano già ad affrontare questo mare percorrano quel corridoio e incontrino il dolore per gli adulti. Non credo che sia una cosa grandissima, insormontabile da fare. Io credo che in memoria di Tor Lontano questo sarebbe il primo gesto da fare. Grazie a tutti.